Barbara. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità e niente, io sono Fabio Boi, sono, come ha giustamente detto, un ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e soprattutto sono direttore tecnologico e cofondatore di Corticale. Corticale, che è un'azienda che si occupa di sviluppare neurointerfacce ad altissima densità basate su tecnologia CMOS. Quindi vorrei fare all'inizio se funziona il telecomando, vediamo. No, ovviamente abbiamo il primo problema tecnico, se ci possono aiutare dalla regia. Pigiando il pulsante verde non va avanti, è tornato indietro. Il bello della diretta. Ok, ce la facciamo, fantastico, grazie. E allora, veramente un brevissimo excursus che tutti quanti qua noi sappiamo che cosa sono le neurotecnologie. Neurotecnologie servono per appunto interfacciare il sistema nervoso con il mondo esterno e possono trovare, diciamo, attuazione tanto nel mondo preclinico, quindi diciamo ricerca, quanto nel mondo clinico per diciamo, la cura, meglio lo sviluppo di tool per la cura di neuropatologie in questo caso, e in ultimo anche applicata al mondo consumer per attività diciamo più ludiche e o di assistenza. Quali tipo di neurointerfacce troviamo oggi sul mercato, ma non solo, anche in ricerca? Diciamo che le possiamo suddividere in tre macro categorie. La prima categoria è, diciamo, a seconda della loro invasività e alla quantità di informazione che riescono e alla qualità di informazione che riescono ad estrarre dal sistema nervoso. La prima tipologia è quella delle diciamo, meno invasive, quindi in grado di registrare elettroencefalogramma e quindi diciamo, neurointerfacce non invasive, totalmente non invasive. Successivamente, aumentando l'invasività, troviamo elettrodi superficiali, quindi che vengono epidurali o epicorticali, che vengono poggiati al di sopra del tessuto da cui si vuole registrare il segnale bioelettrico e che sono in grado di solito di registrare un segnale chiamato ecocorticogramma, e in ultimo le più invasive che sono appunto le interfacce neuronali intracorticali. Come vi dicevo, queste tre tipologie di interfacce differiscono per quantità di invasività, quindi ad esempio gli EEG sono in grado, quindi gli elettrodi da superficie sono in grado di essere tendenzialmente non invasivi, come in questo caso in cui vediamo che c'è un ragazzo che indossa questo caschetto dotato di elettrodi. Data la distanza tendenzialmente dalla sorgente del segnale che vogliamo registrare, quello che si ha è un'informazione relativamente a bassa risoluzione e relativamente povera, che nonostante ciò consente già di eseguire una serie di applicazioni interessanti, come ad esempio in questo caso di guidare nello spazio bidimensionale una sedia a rotelle. Aumentando di invasività, quello che viene aumentata è anche l'informazione che possiamo estrarre appunto dal sistema nervoso, come ad esempio in questo caso in cui una paziente affetta da SLA è stata impiantata con una matrice di elettrodi intracorticali, quindi all'interno del tessuto nervoso, ed è in grado di pilotare nello spazio tridimensionale un braccio robotico in grado di appunto in questo caso portare una bottiglia alla bocca della paziente. Tutte queste interfacce da cosa sono composte? Sono composte tendenzialmente da due componenti. Il primo componente è l'interfaccia neuronale vera e propria, quindi diciamo l'elettrodo che viene impiantato sopra o all'interno del sistema nervoso. Questa viene connessa alla necessità di essere connessa ad una parte di elettronica attiva, che è quella che poi si occupa di prendere il segnale registrato dal sistema nervoso, amplificarlo e successivamente poterlo rendere disponibile per quale che sia l'uso che se ne vuole fare. Questa interconnessione ad oggi è una connessione uno a uno tra l'elettrodo e l'interfaccia, perdonatemi, e l'elettronica attiva che si occupa di appunto di gestire il segnale neuronale, e viene fatta tramite cavi. Questo ovviamente impone delle grosse limitazioni per quanto riguarda il numero di sensori che noi possiamo andare ad installare contemporaneamente sulla nostra interfaccia, proprio per una limitazione dovuta al numero di cavi che possono uscire dall'interfaccia stessa. Quindi, se andiamo a vedere quali sono tendenzialmente le necessità che si hanno oggi per avere una interfaccia neuronale ideale, quali sarebbero diciamo, le caratteristiche ideali di un'interfaccia oggi, o meglio domani, quella del futuro, vorremmo che fosse minimamente invasiva, questo sia per ridurre traumi durante l'inserimento dell'impianto, sia per aumentare, diciamo, la longevità dell'impianto, riducendo tendenzialmente la gliosi. Dovuta tendenzialmente alla risposta immunitaria del nostro sistema.
Seconda cosa, vogliamo che sia massiva, cioè quindi vogliamo avere tantissimi punti di misura in spazi estremamente piccoli, questo perché se ad esempio prendiamo il cervello abbiamo circa 100 miliardi di neuroni, se vogliamo pensare di andare a capire come il cervello funziona e come poter andare a risolvere neuropatologie cerebrali, abbiamo bisogno di più punti di misura rispetto a quelli che abbiamo oggi. E in ultimo, possibilmente una comunicazione wireless o con un numero di cavi estremamente ridotto rispetto al numero di sensori ovviamente che mettiamo in gioco. A seguito di queste specifiche, mettiamola così, di queste desiderata, quello che abbiamo fatto in circa 7 anni di ricerca all'interno del laboratorio da cui io provengo in IT è stato quello di sviluppare questa tecnologia chiamata Synapse Technology. Questa tecnologia consiste tendenzialmente, o meglio, si fonda su un'unità monolitica iniziale, diciamo un cubetto base come se fosse un Lego, che è un elettrodo di dimensioni 30 micron per 30 micron, quindi tendenzialmente invisibile ad occhio nudo, che a differenza di quanto vi ho fatto vedere in precedenza, dove da una parte avevamo l'interfaccia neuronale, quindi l'elettrodo, e dall'altra avevamo l'elettronica attiva, il tutto connesso da un filo, invece grazie alla tecnologia CMOS, quello che noi riusciamo a fare è in qualche modo integrare in una dimensione di 30 micron per 30 micron sia l'elettrodo sia la parte di elettronica attiva che si occupa di amplificare e gestire il segnale. Successivamente questi blocchetti base vengono assemblati in dei moduli più grandi, moduli ad alta definizione, quindi dovuta dalla piccola dimensione sostanzialmente di questo blocchetto base riusciamo ad assemblare moduli ad altissima definizione, dai quali anziché uscire diciamo un filo, quindi avere una connessione diretta per ogni singolo elettrodo, quello che abbiamo un'unica uscita serializzata che colleziona i dati di tutti quanto questo pool di elettrodi, nella fattispecie 32 elettrodi, quindi noi ogni 32 elettrodi quello che riusciamo a fare è portare fuori anziché 32 fili un unico filo, e questo solo grazie appunto al fatto di avere un amplificatore miniaturizzato direttamente sotto l'elettrodo. In ultimo questi moduletti base, diciamo questi moduli 32 elettrodi, vengono assemblati con una procedura diciamo di cut and paste in modo tale da poter generare qualunque tipo di interfaccia in qualunque forma si possa desiderare a seconda ovviamente dell'applicazione. Questi qua sono i primi due dispositivi che abbiamo realizzato. Il primo è un dispositivo a singolo, diciamo a singolo shank, a singolo ago, che ha 512 elettrodi che possono essere registrati simultaneamente. La dimensione di questo oggetto è circa 80 micrometri di larghezza per 30 di spessore, quindi stiamo parlando di dimensioni di un capello, da cui possiamo registrare da tutti gli elettrodi simultaneamente ad un campionamento superiore a 25K, che vuol dire che riusciamo a registrare sia segnali a bassa frequenza, quindi simili a EEG e EQG, sia segnali alla singola scala, quindi spiking activity del singolo neurone. Secondo modello che abbiamo registrato molto velocemente sono un modello con 4 aghi in grado di registrare da 1024 canali contemporaneamente. Non c'è fine, potenzialmente, utilizzando questa tecnologia, alle combinazioni che si possono fare, ai layout possibili di interfacce neuronali. Qui una slide veloce in cui volevo portare diciamo le 4 categorie principali di neurointerfacce impiantabili che troviamo oggi sul mercato. La prima è quella totalmente passiva degli UTA Array, porto questo esempio perché gli UTA Array sono gli unici diciamo microelettrodi, matrici microelettrodi impiantabili su uomo, quindi FDA approved. Il caso di Neuralink, che è una tecnologia possiamo definire ibrida, che ha tendenzialmente una parte di interfaccia, quindi quella impiantabile, totalmente passiva, quindi elettrodi polimerici, e insieme, diciamo coerenti a questa interfaccia, vi attaccate una parte di microprocessori, sostanzialmente di ASIC, che sono in grado di gestire il segnale. Successivamente vi è una tecnologia definita attiva di questa company che si chiama NeuroPixel, che utilizza anch'essa proprio come corticale la filiera CMOS, e cosa fa? Ha in questo ago, tendenzialmente con il mio impiantato, degli elettrodi e tutta quanta la parte di amplificazione elettronica attiva nella base. E l'ultimo ci siamo noi, sostanzialmente, che abbiamo nell'ago tutto quanto quello che dalle altre parti viene in qualche modo smistato per tutta quanta la superficie dell'elettrodo. Quindi se andiamo a vedere tendenzialmente la densità di elettrodi, quindi quanti elettrodi abbiamo, a parità della dimensione dell'interfaccia neuronale, quello che si vede tendenzialmente è che gli elettrodi passivi si trovano a circa 7,7 elettrodi al millimetro quadrato, quelli ibridi a 9,4, NeuroPixel con questo tipo di tecnologia, questo tipo di approccio, 8 elettrodi, e Synapse Technology è in grado di superare di circa 2 ordini di grandezza la quantità di elettrodi che riusciamo a mettere, da cui riusciamo a registrare simultaneamente per unità, per area, perdonate, del dispositivo.
Molto brevemente, come è fatto l'ecosistema del neurotech? Tendenzialmente troviamo al centro di tutto quanto l'ecosistema coloro che producono interfacce neuronali, i quali sono circondati da company che integrano questi elettrodi all'interno dei loro, diciamo, del loro equipment, dei loro sistemi, che si occupano di fare magari solo registrazione, solo stimolazione, o invece registrazione e stimolazione contemporaneamente, quindi in maniera bidirezionale, e in ultimo abbiamo, diciamo, tutta quanta la fetta di consumer, che possono essere clinici, ricercatori e quant'altro. Ebbene, l'obiettivo di Corticale è proprio quello di piazzarsi al centro di questo ecosistema e divenire sostanzialmente il primo provider OEM per componenti attivi da integrare sostanzialmente in equipment di terze parti. Questi qua sono i quattro fondatori, tre fondatori che siamo, diciamo, parte del lab da cui io provengo, e Giuseppe Santella, che invece è il nostro, insieme a noi, cofondatore e finanziatore per circa 2 milioni di euro nei primi 2 anni di attività. Corticale molto velocemente offre, oltre allo sviluppo di neurointerfacce, anche una serie di altri servizi accessori, ovviamente, che servono alle companies per integrare all'interno dei propri sistemi la nostra tecnologia. E i nostri goal sostanzialmente sono quello non solo di distribuire questa tecnologia in ambito preclinico e quindi di ricerca, per andare ad aumentare il know-how dei ricercatori di come funziona il cervello e di come funzionano le patologie del cervello, per poi un domani andarvi a porvi rimedio, ma è anche quello di, nel lungo termine, andare a distribuire la nostra tecnologia in ambito clinico al fine di sviluppare tool di nuova generazione che possano permettere, appunto, la cura effettiva su pazienti di patologie legate al sistema nervoso. L'ultima slide, molto velocemente, qual è la roadmap di Corticale? Oggi Corticale è in grado di, appunto, offrire questi dispositivi che sono in grado di acquisire segnale bioelettrico neuronale ad altissima densità. Quello che ha nei piani Corticale già fin dai prossimi anni è quello di rendere le sue interfacce non solo in grado di registrare, ma anche di stimolare e quindi essere bidirezionali, per approcciare anche a tutto quel mondo delle bioelectrical therapies che oggi in clinica stanno avendo un grandissimo successo, andare a rimuovere tutta quanta la parte residua di cablaggio che è rimasta, in modo tale da rendere l'interfaccia completamente wireless, e in ultimo, appunto, prendere l'insieme di questi tre oggetti e portarli, appunto, sull'uomo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di essere stato nei tempi, nonostante i vari disguidi, e grazie mille. Grazie, grazie mille. Ora darei la parola a Luca Racca di Linear, il quale Linear, diciamo, è un'azienda che si occupa di progettazione, costruzione, applicazione di apparecchi acustici endo-auricolari ad alta tecnologia, ma soprattutto ha un dello staff dedicato alla ricerca e sviluppo, con il quale hanno messo a punto algoritmi innovativi sia per l'elaborazione del suono, di cui hanno fatto anche un brevetto che penso verrà presentato oggi, se non erro, sia per nuovi prodotti. Quindi diciamo che anche in questo caso la ricerca e lo sviluppo come cuore del servizio della produzione di nuovi apparecchi, in questo caso, che migliorano la qualità della vita, sempre migliorando, appunto, la possibilità di ascoltare ed essere partecipi alla società. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Luca Racca, sono l'amministratore delegato di Linear Apparecchi Acustici, che è una società che opera dal 1985, quindi una società consolidata, piuttosto vecchiotta, non una start-up. E lavora qui a Genova da molti anni. Abbiamo sedi a Milano, Roma e Bologna e siamo una delle poche società in grado di fare sia la parte di ricerca, di costruzione e di applicazione di apparecchi acustici estremamente personalizzati. Sono apparecchi acustici ad altissima tecnologia. Diciamo che il concetto di apparecchio acustico rispetto a quello che la maggior parte delle persone considerano, cioè come un amplificatore del suono, è stato superato ormai da diversi anni. Si parla di oggetti progettati per la singola persona, quindi tutte le caratteristiche tecniche, meccaniche sono su misura, dall'involucro all'alloggiamento all'interno del condotto, viene fatto uno per uno. Quindi la nostra azienda produce apparecchi singoli, non abbiamo una linea di produzione con la catena di montaggio, ma abbiamo persone che assemblano e costruiscono migliaia di esemplari singoli.
Vi presento un attimo il nostro reparto di ricerca e sviluppo, è composto da 4 persone, 3 ingegneri e un architetto. Abbiamo messo a punto tutta una serie di dispositivi per personalizzare questi apparecchi acustici. Quello che vedete al centro è quel manichino, è Osvaldo, che è un nostro manichino realizzato da noi, dotato sia di una parte vocale che di una parte ricettiva, che vedete qui, simula le condizioni dell'orecchio umano, simula le condizioni del corpo umano, perché all'interno è ripieno di gel balistico, in modo da simulare le cavità e le parti piene del corpo. Lo strumento che vedete qui è un analizzatore di spettro Rohde-Schwarz, che è la nostra macchina, diciamo, di riferimento, che ci permette di fare tutta una serie di misure ad altissima definizione che con altri strumenti sarebbero impossibili. Se potete mandare avanti la slide, che, eccolo, il telecomando, eccolo qui. Questa è la nostra camera anecoica, è un laboratorio sonorizzato progettato per la misurazione di questi dispositivi. È stata non solo completamente insonorizzata, ma calibrata in modo tale da avere un'uniformità, un campo diffuso di suono nella posizione in cui viene posto il soggetto, in questa zona qui, ed è questa stanza inserita nel piano regionale delle infrastrutture di ricerca, quindi è a disposizione di qualunque ente di ricerca, sia IT, CNR, università, che opera sulla regione Liguria. Parliamo un attimo adesso di questi nuovi prodotti. Diciamo che ci sono due chiavi, una parte elettronica e una parte di comprensione di come funziona la percezione delle persone. Noi abbiamo lavorato su questi due settori. La parte di percezione ci ha permesso di fare tutta una serie di studi per capire quanto l'effetto del corpo influisce sul suono che percepiamo effettivamente, quanto le dimensioni del condotto uditivo, quanto le dimensioni del padiglione auricolare influiscono su questi fattori. E da queste ricerche che abbiamo portato avanti abbiamo visto che solamente il fatto di considerare nello studio della percezione quello che viene chiamato head-related transfer function, cioè la funzione di trasferimento della testa e del torso, permette un incremento di percezione, di comprensione delle parole più che di percezione, del 15%. Quindi il nostro progetto, che si è poi concretizzato con lo sviluppo di quella che noi chiamiamo impronta acustica, è stato quello di realizzare un sistema di regolazione degli apparecchi acustici che prendesse in considerazione l'intera struttura fisica della persona, in modo tale che quando introduciamo dentro l'orecchio un oggetto, questo si comporti come se non esistesse, fosse completamente trasparente. Quindi ripristiniamo la funzione uditiva della persona senza l'effetto di occlusione del corpo dentro l'orecchio. Questo è assolutamente innovativo dal punto di vista degli apparecchi acustici, perché normalmente non viene considerato questo fattore, e questo fattore influisce in maniera veramente importante su quello che è la comprensione della parola e la comprensione della provenienza del suono. Il secondo punto su cui parleremo è quello invece della parte più di studio elettronico, che è lo sviluppo di una nuova piattaforma per poter applicare queste ricerche su cui avevamo fatto tutto questo lavoro di definizione. Abbiamo utilizzato una nuova piattaforma ARM-based, basata su un processore ARM, su una piattaforma di digital signal processing, che ci permette di elaborare in tempi molto rapidi il segnale. La velocità per noi è fondamentale, dobbiamo usare dei tempi di ritardo di elaborazione che non superino alcuni millisecondi, altrimenti nel campo dell'acustica il tempo è anche spazio, cioè diamo dei ritardi
per cui le persone non percepiscono più la provenienza di un suono o addirittura percepiscono un eco. Quindi entro il nostro tempo limite è 5-7 millisecondi, se andiamo oltre questo tempo di elaborazione, le persone percepiscono due segnali, quello che gli arriva per via naturale e quello che gli arriva per via elettronica. E questo non è assolutamente ammissibile nel nostro campo. Quindi una piattaforma molto veloce che possa fare queste elaborazioni in tempi molto brevi, quindi molto ripartita, e quindi siamo andati avanti fino a sviluppare questo nuovo modello che si chiama Evo. Audiente è il nome tradizionale dei nostri prodotti, Evo vuol dire che c'è stata un'evoluzione in qualità e risoluzione del problema acustico. Questa è una tabella in cui si può vedere la comparazione fra quello che era l'apparecchio precedente e quello che sono i nuovi audiente Evo. Come vedete abbiamo aumentato il numero dei canali, quindi abbiamo una risoluzione frequenziale molto più elevata, abbiamo aumentato il numero delle bande di equalizzazione e siamo riusciti ad andare su un ibrido molto più piccolo, che per noi è fondamentale perché essendo alloggiato all'interno del condotto ci permette di avere più possibilità di fare degli apparecchi anche esteticamente piacevoli. Qui diciamo, per chi non conosce queste cose qui sembra quasi delle banalità, cioè un maggior numero di canali e di bande di equalizzazione, una migliore risoluzione in frequenza, un maggior controllo delle basse frequenze, sono delle cose che all'apparenza non hanno una grossa importanza, però se noi pensiamo alla gamma uditiva di una persona che va circa dai 100 ai 8 kHz, il fatto di poter lavorare sulle basse frequenze dove sono localizzate per esempio le formanti di tutte le vocali ed avere la capacità di poter selezionare queste frequenze in maniera con bande di frequenza molto strette di 300 Hz ci permette di andare a definire un'amplificazione specifica addirittura per ogni singola formante di ogni vocale. E il maggior controllo dell'emissione della massima potenza sul singolo canale, che anche questa sembra una cosa banale, ci permette di andare ad operare su sordità particolari in cui la compromissione del sistema ricettivo, quindi della coclea, delle cellule ciliate che sono danneggiate, non solo comporta una perdita di udito, ma anche un aumento della sensibilità e di fastidio dei rumori. Quindi il poter limitare singolarmente ogni singola banda ci permette di lavorare su sordità particolarmente critiche, che sono quelle che ad esempio riguardano le zone morte, le dead zone dell'apparato ricettivo, nel quale le persone non solo non sentono, ma hanno anche una percezione diversa se viene somministrato un suono troppo forte in quella zona. Quindi è un po' come se parlando dell'occhio, se a una persona gli si fa vedere un colore rosso, se gli si fa vedere un colore rosso intenso, quella vede grigio. Quindi questa è la situazione della qualità di soluzione che dà un maggior controllo dell'emissione. Un'altra caratteristica che abbiamo messo a punto in questi apparecchi è stato quello dello sviluppo di un algoritmo di machine learning in grado di riconoscere l'ambiente acustico in cui una persona si trova e quindi la possibilità di individuare se in un ambiente c'è silenzio, persone che parlano, rumore o addirittura vento e di conseguenza di poter saltare da un programma a un altro specifico per quel tipo di situazione acustica a prescindere dalla volontà della persona, quindi con un riconoscimento automatico, un cambio automatico di memoria. Un altro problema che sembra banale ma per noi è molto importante è la riduzione del feedback acustico. Gli apparecchi sono estremamente potenti, abbiamo apparecchi che arrivano fino a 140 decibel di amplificazione e sono alloggiati all'interno del condotto. Il feedback, quindi quel fischio che si genera quando si avvicina microfono e altoparlante di un sistema, è uno dei problemi degli apparecchi acustici. L'apparecchio fischia, dicono molte persone, ma il fatto di poter ridurre il feedback per noi è anche un vantaggio perché ci permette di erogare più potenza. Questo tool che abbiamo sviluppato permette all'operatore che poi regolerà l'apparecchio
di andare a individuare specificatamente su quale frequenza si sviluppa questo fischio e andare a cancellare solo ed esclusivamente l'area ad abbassare, più che cancellare l'area in cui si sta sviluppando questo effetto Larsen. Un breve scurso su quello che sono i prossimi progetti. Stiamo parlando di un deficit, quello uditivo, che è fra i più comuni negli anziani e la sua gravità è progressiva, cioè aumenta con l'aumentare dell'età. Una patologia che ha notevoli implicazioni sulla qualità della vita perché compromette la comunicazione. Una comunicazione compromessa provoca un allontanamento dalla comunità e dalla comunicazione delle persone, quindi le persone con problemi di sordità tendono ad escludersi. Questa esclusione provoca un rapido deperimento della persona, della qualità della sua vita e quindi per un peggioramento delle condizioni generali di vita. E il fatto di interagire, il fatto che la sordità, a differenza di un problema di vista, interagisca sulle possibilità relazionali, sul cognitivo e sulla memoria, l'abbiamo potuto verificare con una serie di studi che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Genova e con lo staff del professor Odetti, in cui abbiamo proprio valutato il fatto che depressione o la depressione è correlata in molti casi con una pessima percezione e un ripristino della percezione riduce molto spesso la depressione nell'anziano. Quelli che sono, diciamo, i potenziali sviluppi di questa nuova piattaforma su cui stiamo lavorando è il fatto di poter disporre di una tecnologia wireless. Siamo ancora in corso di perfezionamento di questa parte qui. La tecnologia wireless ci permette di collegare vari dispositivi, quelli possono essere televisori, telefoni o computer, direttamente all'ingresso dell'apparecchio senza avere influenza dei rumori esterni. È una tecnologia che è già abbastanza diffusa, ma nel nostro caso sta diventando molto interessante perché stiamo lavorando proprio sul fatto di poter far interagire le persone anche con il dispositivo attraverso l'apparecchio acustico. Ci sono inoltre in questa fase delle ditte che stanno producendo sensori smart che vengono alloggiati all'interno dell'apparecchio acustico. Il fatto di poterli alloggiare all'interno dell'apparecchio acustico, in particolare sull'altoparlante, che noi chiamiamo ricevitore, permette ad esempio di avere una maggiore stabilità del sensore all'interno del corpo, essendo posizionato all'interno del condotto uditivo. Ci permette di avere la possibilità di rilevare temperatura, pressione ed altri parametri, come ad esempio la saturazione dell'ossigeno, in una posizione estremamente comoda e di cui abbiamo una continuità. Il fatto poi di poter avere anche la possibilità di inserire degli accelerometri ci permette di avere delle informazioni per quanto riguarda la posizione della testa, quindi in un caso di caduta sappiamo che non è caduto un orologio, ma è caduta la persona effettivamente, quindi che c'è un'accelerazione della testa che può essere anche pericolosa, quindi poter mandare dall'apparecchio acustico attraverso il collegamento wireless al telefono un avviso di pericolo. Con questo io avrei concluso, vi ringrazio tutti e buona giornata. Grazie mille. Passerò alla prossima presentazione, riguarda come reinventare l'active aging nella cura dell'anziano. Il nostro primo relatore è il dottor Alberto Cella del Dipartimento di Cure Geriatriche dell'Ospedale Galliera, che ci illustrerà un pochino come è diffusa la tecnologia sia negli ospedali che nei servizi territoriali geriatrici. Grazie, buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'opportunità di parlare in questa sede nella quale mi sento un po' spaesato perché io sono un clinico fondamentalmente impegnato nella parte assistenziale ma con anche degli interessi che possono combaciare con quelli di molti di voi. È abbastanza forse superfluo ricordarlo, ma la ridefinizione di che cos'è l'active and healthy aging è comunque importante da sottolineare perché non è soltanto minimizzare l'impatto della malattia, ma anche prevedere
un engagement sociale, un coinvolgimento culturale, tutta una serie di dimensioni che poi sono fondamentali nel definire la qualità di vita delle persone che invecchiano, e questi aspetti sono senz'altro in qualche maniera supportabili dalla tecnologia. In un report di qualche anno fa, ma che per tanti versi è ancora attuale, quantomeno nei suoi domini essenziali, questo documento evidenzia come nell'invecchiamento possano esserci tanti elementi di intervento a supporto dell'active life aging da parte della tecnologia. Ed è uno di quegli ambiti in cui, insomma, è importante immaginare di arrivare a una sintesi che rappresenti la possibilità di avere un triplo vincitore: l'utente, l'anziano che possa vedere soddisfatta la propria domanda di qualità di vita, il sistema di welfare che deve chiaramente preoccuparsi della sostenibilità delle iniziative intraprese, e ovviamente il mercato che offre tecnologia, perché chiaramente sulla base dei primi due input può modulare la propria offerta. È ovvio che non abbiamo il tempo di entrare nell'analisi dei bisogni, dei singoli bisogni, che poi comunque sostanzialmente possono essere raggruppati in grosso quattro aree: la mobilità, la partecipazione sociale, la salute fisica e quello che è tutta la dimensione del domicilio, che per noi è il valore da preservare nei limiti di quello che è possibile. Già da anni nella letteratura medica ci sono stati esempi di impiego delle tecnologie che, per la verità, si sono però limitati a studi di fattibilità, sono andati semplicemente ad esplorare la possibilità di impiego di determinate tecnologie, le più varie, da sensori fissi a sensori indossabili, che nel loro complesso possono darci un input sui segni vitali della persona, sullo stato di nutrizione, sulla capacità di assumere in maniera adeguata i farmaci, sul, appunto, partecipazione sociale, sulla sicurezza ambientale, eccetera, eccetera. E effettivamente ci sono vari esempi di impiego in ambito sia di assistenza che di cura, e in particolare di attenzione alle cadute, che per noi rappresenta veramente spesso un esito che è predittore di guai peggiori, tipo l'ospedalizzazione o la istituzionalizzazione. Già prima della pandemia Covid c'era l'evidenza che anche nella popolazione anziana, il primo riquadro in alto a sinistra, pur con numeri più piccoli rispetto ad altre fasce di età, ma c'è una evidenza di un trend all'aumento dell'impiego della tecnologia del digital health, che è in parte legato anche a variabili di genere. Le donne sono più propense ad usare la tecnologia, che sono fortemente condizionate dal livello di istruzione ed anche dal reddito. La pandemia, ovviamente, come sappiamo tutti, ha determinato un ricorso ancora maggiore all'e-health, e i dati in prospettiva da qui al 2050 ci possono senz'altro far immaginare una esplosione ulteriore dell'impiego di tecnologia. Richiamo la vostra attenzione solamente ad esempio al telehealth video visitations, che è praticamente diventato, si è moltiplicato per 10 dopo il 2019. Il problema è come tutto questo impatta sugli anziani. Sicuramente ci sono, questo articolo non ha una grossa levatura scientifica, ma individua secondo me tre ambiti che costituiscono le principali barriere rispetto a un pieno successo dell'impiego delle tecnologie in geriatria. Sicuramente il fatto che molto spesso i dispositivi sono concepiti da chi li produce senza tener conto di quelli che sono le reali necessità della persona, e questo viene fatto in assenza di dati scientificamente attendibili. Il problema del costo, che è ancora presente per molte fasce di popolazione. Voi sapete che il Covid ha prodotto, ad esempio in Italia, 2 milioni di nuovi poveri, e questo è chiaramente un elemento che indubbiamente può rappresentare un altro ostacolo. E non ultimo il fatto che manca un sistematico supporto
nella implementazione della tecnologia. Gli autori di questo articolo fanno un esempio molto simpatico ma molto calzante. Chiunque di noi abbia montato uno scaffale di IKEA con delle istruzioni stringate, ridotte all'osso, guardandole pensa di poterci riuscire in 3 secondi, e poi lo sconforto ci prende dopo qualche minuto, perché non è tutto così semplice, e quindi si può immaginare che cosa possa succedere a un anziano di fronte a un qualche cosa che richieda ad esempio di creare un account, di creare un appaiamento tra il dispositivo e appunto l'account stesso. Qui si riprendono gli stessi concetti con un richiamo forte, che è quello che poi vorremmo anche noi in futuro, a cui vorremmo dar seguito, e cioè che mancano studi clinici prospettici fatti in maniera rigorosa. Ripeto, abbiamo soltanto studi di fattibilità. Noi dobbiamo invece sapere se la tecnologia che introduciamo produce effetti positivi sulla persona, se gli risparmia cadute, se gli impedisce l'ospedalizzazione, eccetera, eccetera. Un altro problema, che è più sul versante etico e che effettivamente va tenuto presente, è che può esserci un'ulteriore accentuazione del digital divide, perché le persone con una scolarità minore possono veramente rimanere escluse. La situazione in Italia, che abbiamo potuto sondare attraverso una survey fatta dalla nostra società di geriatria insieme al supporto di Teseo, ci dice che, a parte la telemedicina, per il resto tutto è ancora allo stato embrionale. Il nostro ospedale, il nostro dipartimento in particolare, ha sempre avuto un'attenzione alla tecnologia e ovviamente si lancia in un'ulteriore ricerca, per le quali lascio la parola al professor Zaccaria. E il professor Zaccaria, appunto, sulla base di questi risultati ci illustrerà il prodotto della società Teseo, che, appunto, abbiamo detto, domicilio come valore da preservare, e in questo senso lascio la parola perché ci illustrerà i dettagli del sistema. Grazie. Diciamo, la presentazione del dottor Cella, secondo me, è stata molto, ha allargato molto gli orizzonti, ma ha chiarito molto bene quali sono i paletti in cui si deve muovere chi vuole fare qualcosa di innovativo nell'ambito della tecnologia per la vita dell'anziano e il suo supporto. E noi cerchiamo di seguire assolutamente questa strada. È già stato citato quale sia l'esplosione così numerica del numero degli anziani e quindi di chi deve assistere. La parola caregiver indica molte cose, indica il parente, gli amici, il coniuge e naturalmente dei servizi strutturati che ci sono. E in questo momento ci sono 100 milioni di caregivers in Europa, ma l'idea è che nel 2050 metà della popolazione debba essere caregiver dell'altra metà. Perché tutto questo sia sostenibile, abbia un senso, noi proponiamo un supporto tecnologico nel quadro di come è stato presentato prima, cioè della lievità con cui deve essere, diciamo, deve supportare le persone, la non intrusività, la semplicità, eccetera, eccetera. Quindi in realtà quello che noi proponiamo, che Teseo fa, Teseo è una spin-off dell'Università di Genova nata nel 2017, sviluppa una tecnologia che vuole in realtà affiancare il caregiver e aiutarlo nell'assistenza della persona che vive da sola a casa. Quindi il caregiver, questo assistente che noi facciamo, è un'entità, è un essere vivente in intelligenza artificiale, in pura intelligenza artificiale, che controllando è una brutta parola, ma stando sulla spalla come l'uccellino della pubblicità dell'acqua minerale sulla spalla di Del Piero, ma senza essere così petulante, vede come la persona si aggira per la casa, quello che sta facendo, le sue abitudini, annota tutto in modo assolutamente non intrusivo, in base a un sensore ispirato all'IoT. Adesso mi viene in mente, ma lo invento in questo momento, che più che IoT è un IOP, Internet of Persons, quindi con qualcosa di diverso dai normali dispositivi, e che diciamo, deve guardare quello che succede, annotare quello che succede, farlo sapere al caregiver, far intervenire ovviamente quando è necessario un'assistenza diretta o del caregiver. Se riesco a far partire questo,
parte, fantastico. Allora, una delle tre caratteristiche è dell'imparare. Quindi, basandosi sul movimento della persona nell'ambiente, l'unica cosa che si vede, il movimento e i gesti dell'ambiente, deve riuscire a capire se la persona sta deviando dalle sue normali abitudini. Se andiamo avanti, naturalmente questa la saltiamo, attività in tutte le emergenze, assolutamente importante, ma anche decidere cosa fare durante le emergenze. L'altra parte è comunicazione. Kibi è un assistente proattivo, che vuol dire che non è Alexa che risponde alle domande tipo qual è il tempio di Apollo, ma interviene attivamente quando decide che deve fare qualcosa, deve suggerire. Non sono riuscito a farlo, è partito, non ha importanza, suggerisce stile di vita migliore e soprattutto raccoglie informazioni per capire meglio la situazione e capire, diagnosticare in qualche maniera, naturalmente per quello che può essere la possibilità del dialogo, per fare intervenire correttamente e in modo eticamente corretto chi deve intervenire. Quello che abbiamo fatto in quest'anno sono i passi. Il primo è l'accordo con l'ospedale Galliera, di cui diciamo, è testimonial il dottor Cella, perché ora faremo un percorso di validazione dell'assistente e di raccolta dei dati. Le ADL sono Activities of Daily Living, che sono un punteggio che i geriatri danno mediante una intervista alla persona per capire come stanno andando le cose. L'idea è che Kibi possa, nella sua raccolta dei dati, possa essere aggiornato, oggettivo e quindi fornire in anticipo e in modo proattivo i dati per seguire l'evoluzione della persona. Poi un'altra cosa molto importante è che abbiamo già la possibilità di rilasciare un Kibi senza assistente proattivo, ma che ha la rilevazione dei movimenti e quindi naturalmente il riconoscimento di situazioni pericolose. E abbiamo anche un accordo per l'altro problema molto importante che è stato citato, le cadute. Le cadute sono un fatto che può cambiare completamente la vita di una persona anziana in casa, e quindi abbiamo anche un accordo con una RSA privata che si chiama Casa di Cura Policlinico di Milano, che ha raccolto una imponente quantità di dati in modo che possano essere elaborati dal sistema di intelligenza artificiale. In questo momento abbiamo un sistema che, ispirato al discorso delle attività, di queste attività della vita quotidiana, che sono l'igiene personale, il movimento nella casa, eccetera, eccetera, ha la possibilità di riconoscere delle cose. Ed è già un sistema che, naturalmente dimenticavo, ciò che Teseo fa, questa architettura è stata protetta da due brevetti internazionali e quindi nel momento in cui, in questo momento, rilascia un prodotto che è disponibile per esempio alle comunità, all'RSA in generale, non alla vita singola perché non ha ancora l'interfaccia vocale, però in questa fase è già possibile avere uno strumento che permette di monitorare le persone, come queste si muovono, naturalmente le situazioni di emergenza, cadute, cose di questo genere, assembramenti, che in questo periodo possono essere anche abbastanza interessanti e forse anche nel prossimo futuro, e quindi questo è già, diciamo, un qualcosa di disponibile e già venduto a RSA. Diciamo che molto velocemente, credo di aver finito la presentazione di quello che stiamo facendo, chiedo scusa se ho sforato 28 secondi, ma va bene lo stesso. Grazie. Allora, la prossima presentazione chiamo Federico Boero del gruppo FOS, che dovrebbe illustrarci i risultati di un progetto di innovazione fatto in collaborazione con la società Fonda, Life Italia e l'Università di Genova, che è Neuroglass. Prego. Ok, buongiorno a tutti. Aspetto la presentazione. Un attimo di suspense. Vabbè, intanto inizio raccontandovi che quello che racconto oggi è il risultato di un progetto di ricerca finanziato per FESRA Liguria, che è il risultato di un lavoro condotto da aziende e università insieme.
Università che in questo caso Università di Genova, sia la parte di ingegneri, quindi la parte del DITEN, sia la parte del DINOGMI, quindi la parte medicale. Il progetto nasce come risposta a un'esigenza precisa che i colleghi medici durante il progetto hanno esposto a noi aziende e agli altri colleghi ingegneri per trovare una possibile soluzione. Zero. Ah, eccoci. Ok, grazie. Vado il più veloce possibile. Dunque, in estrema sintesi, il progetto Neuroglass si racconta rispondendo a due domande. Cos'è e perché? Cos'è è un paio d'occhiali. Quindi un oggetto di tutti i giorni trasformato in dispositivo di monitoraggio, un dispositivo che una persona si può portare dietro senza cambiare per niente le proprie abitudini, perché è un oggetto che una persona che porta gli occhiali è abituato a prendere tutte le mattine. Un oggetto che quindi si adatta alla persona e si adatta alle abitudini invece di fare il contrario. Perché? Perché è dato dal fatto che ci sono alcuni comportamenti legati a patologie come il Parkinson che difficilmente un medico, o difficilmente, o perlomeno potrebbe capitare che un medico nel breve spazio di una visita non riesca a identificare. Parlo di assenza di battito di palpebre per lungo periodo, piuttosto che movimenti assertivi della testa. Sono tutte cose che a un medico sono sicuramente di interesse, ma che purtroppo non è possibile nei tempi e negli spazi a disposizione andare ad identificare. Quindi questo nasce proprio per fare per rispondere a quella domanda, per fare quel lavoro come strumento, ovviamente, non a sostituzione, ma ad ausilio dei medici. L'occhiale, ovviamente, come tutti i sistemi complessi, è solo la punta dell'iceberg. È quello che si vede, ma in realtà dietro c'è un intero sistema. L'occhiale, in questo caso, è proprio quello che adesso si chiama dispositivo IoT. È un oggetto, i dati dall'occhiale fanno un lungo viaggio, passano dall'occhiale al telefono via Bluetooth, poi dal telefono passano al cloud per essere raccolti ed elaborati, e infine dal cloud passano a un medico per diventare informazione. Sensori, adesso andiamo velocemente nel dettaglio. Le cose che riesce a fare l'occhiale, quindi questa possibilità di identificare fenomeni, derivano da ovviamente sensori. I sensori sono principalmente di due gruppi. Il primo riguarda il movimento, quello che, a cui mi riferivo con i movimenti della testa. La testa è ovviamente un punto del corpo che nel caso di malattia di Parkinson è di interesse per un medico, e che noi monitoriamo con un sensore inerziale, un sensore IMU, che è una combinazione di più sensori, in questo caso in un oggetto miniaturizzato, sono un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro. Qui abbiamo un esempio semplice, abbastanza riduttivo, ma esemplificativo, dell'utilizzo del magnetometro, dell'accelerometro per capire l'inclinazione della testa, quindi a seconda semplicemente dell'accelerazione di gravità, della disposizione del vettore di gravità. Questo ci permette di capire come una persona sta muovendo la testa. Da quello ovviamente poi potremo trarre più avanti delle conclusioni. Secondo gruppo di sensori è un gruppo di sensori dato da elettrodi posti in posizioni particolari. Ovviamente l'occhiale introduce dei limiti fisici, non si possono mettere sensori dove si vorrebbero, ma bisogna metterli dove si possono mettere. L'esame che viene fatto in questo caso è l'elettroculografia, quindi la misura degli stimoli elettrici che passano attraverso i tessuti per capire come una persona sta muovendo i muscoli della faccia, in questo caso i muscoli degli occhi e delle palpebre. È ovviamente un esame, l'oculografia, che è un esame utilizzato in campo medico, ma in questo caso è una versione semplificata a causa e data dai limiti della struttura fisica. Gli elettrodi non sono in configurazione solita ai lati della testa, ma sono posti al lato del naso. Quello che abbiamo provato a sperimentare con ottimi risultati è stato proprio ottenere delle misure utili da questa configurazione.
Gli elettrodi sono ovviamente sui lati del naso, come si vede nell'immagine, ma anche dietro le orecchie, quindi posti in fondo alle stanghette per avere il terminale di riferimento, il cosiddetto terminale di riferimento canonico. Dopodiché i sensori estraggono delle misure elettriche. Dalle misure elettriche a una diagnosi, il passaggio non è proprio così breve, perché le misure elettriche di per sé per prima cosa devono diventare dati. Per diventare dati ci sono degli algoritmi. Gli algoritmi in questo caso sono stati seguiti proprio dal DITEN, quindi dal Dipartimento di Ingegneria, che hanno preso i segnali provenienti dagli occhiali e li hanno puliti. Puliti ed elaborati. Quello che vedete sopra è la misura dell'eloculografia, quindi di quello che arriva dagli elettrodi, che è ovviamente un segnale molto sporco, perché ci sono i problemi del contatto con la pelle, perché ci sono i problemi del tipo di elettrodi che si possono usare. Chiunque abbia fatto un elettrocardiogramma sa che gli elettrodi non sono proprio una cosa che una persona vorrebbe portare in faccia per andare a lavorare, quindi ovviamente si trova un trade-off. I problemi vengono superati da un'analisi dati, quindi da il caos che si vede nella prima immagine. Se vediamo la seconda immagine, anche una persona che non ha mai visto i dati prima, se gli dico che quella sequenza contiene 3 battiti di palpebre, uno sguardo verso il basso, uno sguardo verso il centro, poi 3 battiti di palpebre, uno sguardo verso l'alto, centro, basso, centro e 3 battiti di palpebre. Questa è una cosa che chiunque riesce a seguire, con più o meno fatica, ma da quello si riesce a capire. Ultimo passaggio, ovviamente, i dati sono una bella cosa, dopodiché, quando questi dati vengono messi in mano a un professionista, come un medico specializzato che segue un paziente, che segue una persona, quei dati diventano informazioni. E quindi è l'ultimo passo per effettivamente portare un contributo, un cambiamento nella vita della persona. Neuroglass è stato ed è un percorso. Noi siamo, il partenariato, molto soddisfatti dei lavori e dei risultati raggiunti fino a questo momento. Siamo partiti da un prototipo realizzato proprio con schede elettroniche assemblate con elastici a un oggetto pre-ingegnerizzato che vedete in fondo. Naturalmente l'appetito viene mangiando, quindi anche i nostri colleghi medici che hanno partecipato, inizialmente interessati a un discorso di diagnosi precoce, quindi identificare questi comportamenti che vi raccontavo in fase iniziale, quando ancora non è evidente una malattia, vedendo i risultati hanno iniziato a ipotizzare anche altre applicazioni, come il monitoraggio dei progressi di una persona sotto terapia. E ovviamente anche la parte ingegneristica è incuriosita da quello che si può fare, quindi attraverso altre iniziative già in programma tra il partenariato, sia relative alla sperimentazione, sia relative all'analisi dei dati, sia relative, soprattutto per la nostra parte come gruppo FOS, che siamo ingegneri, relative alla integrazione elettronica, all'evoluzione, ai collegamenti, allo spingersi sempre di più verso le nuove tecnologie, verso l'IoT, verso i dispositivi connessi, sono tutte cose che prevediamo possano avere molti, molti avanzamenti nel progetto e molte ricadute in un momento in cui questo oggetto, questo occhiale, questo oggetto di tutti i giorni arriverà in tasca e in testa a tutte le persone. Chiudo con questo. Contenta Barbara, e se qualcuno ovviamente vuole ulteriori informazioni, abbiamo uno stand giù di sotto nell'area espositiva e quindi siamo a disposizione pienamente tutto il giorno per chiunque voglia approfondimenti o ulteriori spiegazioni. Vi ringrazio. Volevo ringraziare tutti i relatori e anche le persone presenti e consigliare, visto che abbiamo qualche minuto di tempo, di contattarli, fare domande, perché come abbiamo visto tutte le presentazioni di oggi riguardavano soluzioni tecnologiche aperte ed integrabili.
Quindi c'è volontà e soprattutto possibilità di ulteriori sviluppi e integrazioni e interconnessioni con, sia tra di loro ma anche con altre realtà, sempre con l'unico obiettivo, quello di trovare metodi innovativi per diagnosi precoci prima delle diagnosi tradizionali e per riuscire a integrare al meglio le tecnologie nella vita quotidiana, soprattutto delle persone anziane e delle persone fragili in generale. Grazie a tutti e buon proseguimento dei lavori.